entra la procura. Buongiorno a tutti. Entra la corte. Prego, possiamo accomodarci e possiamo iniziare la nostra cerimonia. Cordiale saluto a tutti, do lettura del programma degli interventi, che c'è prima la relazione mia del Presidente della sezione giurisdizionale, poi c'è la relazione del Procuratore regionale, poi c'è l'intervento del Presidente del Consiglio degli Ordini degli Avvocati, l'intervento del Presidente della sezione di controllo, del rappresentante del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati. Allora faccio io prima la mia relazione. Signor Presidente della Regione, autorità civili e militari, Procuratore regionale, Presidente della Sezione del Controllo, Presidente dell'Ordine degli Avvocati, magnifici rettori ed esponenti del mondo accademico, colleghi di queste e di altre magistrature, avvocati dello Stato, degli enti pubblici e del Libero Foro, personale tutto della magistratura contabile, signore e signori. A tutti rivolgo il più cordiale saluto in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche, che anche nel 2024 si svolge in questo meraviglioso palazzo denominato Loggia dei Mercanti, così ricco di arte, di storia e di valori tradizionali della collettività marchigiana, che sin dall'antichità, come è noto, ha sempre avuto una spiccata vocazione imprenditoriale e commerciale, fattori che hanno consentito a questa regione di essere un punto d'incontro di culture diverse, che hanno saputo vivere assieme pacificamente ed interagire per il progresso comune, e questo è molto importante nell'attuale epoca storica in cui ci sarebbe proprio bisogno di una pacifica convivenza fra varie culture nella pace. Come è noto, l'evento odierno ha un alto valore simbolico come manifestazione del carattere pubblico e democratico dell'amministrazione della giustizia, occasione di dibattito sulle misure adottate e sui risultati conseguiti. Preliminarmente deve tuttavia rammentarsi, in linea generale, che nell'anno appena trascorso si sono profilate, oltre alle conseguenze derivanti dal persistente conflitto armato tra la Russia e l'Ucraina, le ulteriori e gravi problematiche derivanti dalla guerra scoppiata in Medio Oriente, fattori che hanno contribuito ad acuire una situazione di insicurezza e di precarietà a livello internazionale. Tutto ciò ha comportato ripercussioni negative sulla situazione economica finanziaria dello Stato, degli enti pubblici e dell'intera collettività sociale. Sono ben noti, infatti, purtroppo, gli effetti in termini di rapido aumento dell'inflazione,
che sono derivati soprattutto nei primi mesi dell'anno appena trascorso dall'enorme incremento delle spese per l'approvvigionamento delle fonti di energia e la conseguente necessità di destinare cospicue risorse finanziarie pubbliche per limitarne le conseguenze deleterie per i cittadini e le imprese. A ciò si sono aggiunti gli effetti dei progressivi incrementi dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, che hanno reso meno agevoli gli investimenti degli operatori economici. In tale contesto risulta, tuttavia, che sia le istituzioni sia il complessivo tessuto economico-sociale marchigiano hanno reagito in maniera positiva, proseguendo in un percorso finalizzato a recuperare, sia pure con le difficoltà dovute dall'elevato livello di inflazione e al correlativo incremento dei tassi di interesse, le posizioni lusinghiere che erano state acquisite anteriormente al lungo periodo della pandemia. Ciò premesso, ritengo opportuno effettuare alcune brevi considerazioni sul ruolo svolto dalla Corte dei Conti nell'attuale assetto istituzionale. Infatti, la complessa disciplina delle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti, che trovano fondamento rispettivamente negli articoli 100,2 e 103,2 della Costituzione, configura la Corte, nel nostro ordinamento giuridico, quale magistratura preposta alla tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alla sana gestione finanziaria. In particolare, la Costituzione assegna alla magistratura contabile il fondamentale compito di garantire, in posizione di indipendenza e di terzietà, che la gestione delle finanze pubbliche venga effettuata in maniera legittima, oculata e trasparente, assicurando in tal modo che le risorse derivanti dal contributo fiscale corrisposto dai cittadini vengano effettivamente utilizzate per fornire alla collettività i migliori servizi possibili. Un ottimale impiego delle risorse finanziarie disponibili è infatti indispensabile per lo sviluppo economico e sociale del Paese e costituisce un presupposto essenziale per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'articolo 2 della Costituzione per il conseguimento delle condizioni di eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini ai sensi dell'articolo 3. Ciò è stato ribadito dalla legge costituzionale numero 1 del 2012, che ha sancito il principio dell'equilibrio di bilancio, per effetto del quale la Corte dei Conti ha assunto un ruolo ancor più pregnante nel sistema di vigilanza sulla legalità finanziaria. In sostanza, deve affermarsi che, come sottolineato da consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, la Corte dei Conti si configura attualmente non soltanto come organo magistratuale posto a tutela degli equilibri di bilancio, ma ancor di più come presidio indispensabile per l'osservanza di vari principi fondamentali espressamente previsti dalla Costituzione, che vanno dal buon andamento della pubblica amministrazione alla salvaguardia dell'equilibrio intergenerazionale, alla tutela del bilancio come bene pubblico, alla garanzia dei diritti sociali sotto il profilo dell'adeguata dotazione finanziaria e dei cosiddetti interessi adespoti, ossia degli interessi diffusi che non fanno capo a un soggetto determinato, bensì all'intera collettività. In tale contesto, la Corte dei Conti, nelle sue varie componenti sia di controllo che giurisdizionali, è dunque chiamata a vigilare affinché le pubbliche amministrazioni perseguano i fini predeterminati dalla Costituzione e dalle leggi ed operino con l'osservanza dei principi di legalità, economicità, efficienza, imparzialità e trasparenza, così come previsto, tra l'altro, dalla legge 241 del 1990, che si configura come normativa direttamente attuativa dell'articolo 97 della Costituzione. Va inoltre sottolineato che dopo la riforma dell'articolo 81 della Costituzione, la Corte Costituzionale ha costantemente ribadito che il bilancio è un bene pubblico di rilevanza costituzionale, che da un lato è volto ad assicurare il soddisfacimento degli interessi della comunità nel ponderato bilanciamento tra risorse disponibili e spese destinate a finalità pubbliche,
e da un altro lato deve rendere conoscibile l'attività di gestione delle pubbliche finanze, consentendo ai cittadini di valutare in maniera obiettiva se e in che misura gli amministratori nell'espletamento dei loro mandati abbiano dato concreta e congrua attuazione ai rispettivi programmi elettorali. D'altronde, l'esigenza di legalità finanziaria è particolarmente avvertita dalla collettività, la quale sempre più frequentemente si rivolge alla Corte dei Conti per segnalare fenomeni di sperpero e di distrazione delle risorse pubbliche. In tale contesto, la giurisdizione contabile costituisce dunque un indispensabile presidio per il contrasto ad ogni forma di illegalità e di spreco, anche in considerazione della persistenza, nonostante varie sentenze di condanna, di fenomeni lato senso corruttivi. D'altronde, va rammentato che le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice contabile costituiscono per i pubblici amministratori e funzionari un'importante guida per il corretto espletamento dei compiti istituzionali, mentre la prospettiva della responsabilità amministrativa per danno erariale viene sovente a configurarsi come efficace deterrente al compimento di atti lesivi per le finanze pubbliche, senza che, tuttavia, essa possa ragionevolmente ingenerare la cosiddetta paura della firma, in quanto gli amministratori ed i funzionari che operano con onestà, diligenza ed efficienza, e sono la stragrande maggioranza, non hanno alcun motivo di temere eventuali azioni risarcitorie e sanzionatorie promosse a loro carico, che in ogni caso, come peraltro sempre avvenuto, verrebbero valutate dai competenti organi con imparzialità, obiettività, con la piena osservanza delle garanzie di difesa ed in conformità alle norme vigenti. Piuttosto, al fine di rendere più spedita ed efficace l'azione amministrativa, appaiono indifferibili la semplificazione delle procedure, l'emanazione di leggi e regolamenti più chiari e l'adozione di provvedimenti volti al costante miglioramento della preparazione professionale di coloro che svolgono funzioni pubbliche. Si ritiene pertanto che una volta terminata la situazione di acuta emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19, non possano più trovare congrua giustificazione giuridica le proroghe, attualmente sino al 30 giugno 2024, anche se si prefigura un prolungamento fino alla fine del corrente anno, del cosiddetto scudo erariale, che era stato introdotto dall'articolo 21 del decreto legge 76 del 2020, convertito in legge 120 del 2020, secondo cui, limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 2094 è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista al primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o di inerzia del soggetto agente. Appare piuttosto necessario, onde evitare, da un lato, qualsiasi sovente pretestuosa paura della firma e, da un altro lato, disincentivare comportamenti caratterizzati da distrazione e spreco delle risorse finanziarie pubbliche, individuare un sistema ragionevole ed equilibrato per la ripartizione del cosiddetto rischio di gestione tra amministratori e funzionari pubblici ed amministrazione, mediante una puntuale perimetrazione in linea generale della nozione di colpa grave, che relativamente ad alcuni limitati settori è già avvenuta. In tal senso, l'articolo 8 del decreto legislativo 249 del 2022 ha previsto che in caso di contenzioso i rappresentanti dell'amministrazione finanziaria che abbiano aderito ad accordi conciliativi, poi risultati forieri di danni erariali, debbono rispondere per azioni ed omissioni connotati da dolo o colpa grave, quest'ultima consistente nella negligenza inescusabile derivante da grave violazione di legge o dal travisamento dei fatti.
Analogamente, l'articolo 2 del decreto legislativo 36/2023, il cosiddetto nuovo codice dei contratti pubblici riguardanti le attività contrattuali della pubblica amministrazione, stabilisce che costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli autovincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Ed inoltre dispone la medesima norma che non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento ad indirizzi giurisprudenziali prevalenti o dai pareri delle autorità competenti. Considerato dunque che attualmente la responsabilità amministrativa appare declinata in forme diverse, e ciò sia in base a parametri temporali, sia secondo l'elemento soggettivo previsto, ossia responsabilità per fatti dannosi cagionati da comportamenti commissivi o omissivi, caratterizzati almeno da colpa grave, articolo 1 della legge 2094, applicabile a fattispecie verificatesi sino al 20 luglio 2020. In secondo luogo, responsabilità per fatti dannosi derivanti da comportamenti attivi, dolosi o omissivi anche gravemente colposi, articolo 21 del decreto legge 76/2020, convertito in legge 120/2020, applicabile, come già detto, per effetto di successive proroghe con riferimento a fattispecie verificatesi nel periodo dal 21 luglio 2020 al 30 giugno 2024, salvo ulteriori proroghe. Responsabilità per attività disciplinate dal codice dei contratti pubblici, posti in essere, oltre che dolosamente, in violazione di norme di diritto o di palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza, qualificandosi automaticamente tali violazioni in termini di colpa grave, come detto, decreto legislativo 36/2023, in vigore dal 1 luglio 2023, appare ancor più evidente la necessità di una razionalizzazione dell'intero sistema, che riconduca ad una disciplina unitaria e chiara l'istituto della responsabilità amministrativa per danno erariale, in modo da evitare dubbi interpretativi ed applicazioni disomogenee. In tale ottica, va segnalato che nel corso del 2023 è stato istituito un cosiddetto tavolo tecnico, a cui partecipano anche magistrati della Corte dei Conti appositamente designati dal Consiglio di Presidenza, finalizzato agli opportuni approfondimenti per pervenire all'elaborazione di una riforma complessiva della responsabilità per amministrativa per danno erariale, che contempli, da un lato, le esigenze invocate da più parti di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa e, da un altro lato, l'ineludibile necessità, ugualmente avvertita da tutti i cittadini dotati di buonsenso, che gli interessi finanziari pubblici non siano lesi da comportamenti che, seppure non intenzionalmente volti a causare danni erariali, risultino tuttavia, come sovente si verifica, connotati da livelli intollerabili di negligenza, di superficialità, di imperizia, di imprudenza nell'esercizio di funzioni pubbliche, nella gestione delle risorse della collettività, che debbono essere utilizzate con onestà ed oculatezza esclusivamente per soddisfare effettive esigenze di interesse pubblico da individuarsi in maniera razionale e ponderata. Risulta che i lavori di tale tavolo tecnico siano ancora in corso. Da recenti notizie di stampa si apprende tuttavia che nel frattempo è stato presentato in Parlamento un disegno di legge finalizzato ad introdurre profonde modifiche nell'esercizio delle funzioni di controllo e consultive intestate alla Corte dei Conti, le quali comporterebbero anche ulteriori riflessi limitativi in ordine alla configurazione della responsabilità amministrativa per danno erariale. Non risulta tuttavia che, a tutt'oggi,
Tale disegno di legge sia stato oggetto di disamina da parte delle competenti commissioni parlamentari, ragion per cui appare prematura qualsiasi valutazione in proposito. Ciò premesso, e proseguendo nell'esposizione delle considerazioni relative al ruolo della Corte dei Conti nell'attuale assetto ordinamentale, deve rammentarsi che proprio l'esigenza di tutelare adeguatamente la legalità finanziaria è stata indubbiamente una delle ragioni essenziali per le quali la giurisdizione contabile è venuta nel tempo, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e con l'avallo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ad estendere la propria sfera ben oltre la tradizionale funzione volta al risarcimento dei danni materiali e patrimoniali cagionati alle pubbliche amministrazioni, ricomprendendo anche quelle del risarcimento delle lesioni inferte mediante comportamenti illeciti costituenti reato a beni immateriali, quali l'immagine ed il prestigio dell'ente pubblico e dei pregiudizi arrecati all'organizzazione ed all'efficienza amministrativa, cosiddetto danno del disservizio. Inoltre, è ben noto che secondo la consolidata giurisprudenza sono sottoposte alla giurisdizione del giudice contabile anche le attività risultate foriere di danno erariale svolte da soggetti privati, laddove, per effetto dell'evoluzione delle modalità organizzative della pubblica amministrazione e dell'esternalizzazione di determinate funzioni pubbliche, essi si siano inseriti sulla base di norme o per effetto di convenzioni appositamente stipulate nell'esercizio di funzioni sostanzialmente amministrative, oppure siano stati destinatari di contribuzioni pubbliche, nazionali ed europee, finate alla realizzazione di programmi di pubblico interesse. Infatti, in tali peculiari contesti, anche i suddetti soggetti vengono ad assumere la veste di agenti dell'amministrazione pubblica e sono pertanto tenuti ad operare con probità e diligenza e da rispettare rigorosamente tutti i vincoli e gli obblighi funzionali a garantire il proficuo perseguimento delle finalità pubbliche prestabilite. Ciò assume ancora più pregnante rilevanza nell'attuale contesto, in cui sono in fase di realizzazione numerose ed importanti iniziative previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito delle quali molti soggetti privati sono chiamati a cooperare con le amministrazioni pubbliche per una proficua e legittima utilizzazione delle risorse finanziarie erogate dall'Unione Europea per il conseguimento di importanti obiettivi di interesse pubblico. D'altronde, va rammentato che il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio numero 241 del 2021, direttamente applicabile nel nostro ordinamento e corredato poi da disposizioni di dettaglio introdotte successivamente, concerne la corretta utilizzazione dei fondi, sottolineando l'importanza del funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione, con correlative responsabilità finanziarie, di un effettivo controllo da parte di organi giurisdizionali indipendenti sulle azioni o omissioni compiute dalle autorità di gestione e di un efficiente e tempestivo recupero dei fondi risultati indebitamente erogati o illecitamente utilizzati. Inoltre, va sottolineato che l'articolo 325 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea stabilisce che gli Stati membri devono adottare per la lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea le stesse misure di cui normalmente si avvalgono per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari nazionali. Ne consegue la sempre maggiore rilevanza delle funzioni sia di controllo che giurisdizionali assegnate alla Corte dei Conti, tanto più che sovente emergono fattispecie di grave sviamento di fondi pubblici dalle finalità prefissate e di loro impiego per illeciti scopi personali, fenomeni che richiedono tempestive ed efficaci azioni sia di prevenzione che di recupero delle risorse finanziarie sottratte alla collettività. Né va sottovalutata la circostanza che l'indebita percezione
o l'illecito utilizzo di fondi pubblici comporta notevoli danni al complessivo tessuto economico-sociale, privando i soggetti che ne avrebbero diritto di risorse che verrebbero effettivamente utilizzate per perseguire gli obiettivi preventivati con indubbi vantaggi per l'intera collettività. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche nel corso del 2023 ha esaminato varie tipologie di illeciti erariali, alcuni caratterizzati dal conseguimento di personale profitto e quindi aventi natura dolosa, altri invece connotati da gravi forme di negligenze, imprudenze ed imperizia nell'espletamento delle funzioni istituzionali. In proposito, va sottolineato che per sua natura l'illecito erariale, a differenza di quello penale, e salve specifiche eccezioni contemplate dalle leggi, è atipico e trova fondamento della clausola generale di responsabilità, secondo cui chi ha cagionato un danno ingiusto, con dolo o colpa grave, è tenuto al risarcimento in favore dell'amministrazione danneggiata. Nell'esercizio della giurisdizione, le fattispecie dedotte in giudizio, pur avendo ciascuna caratteristiche peculiari, considerato il multiforme palesarsi delle condotte antigiuridiche, vengono scrutinate dal giudice contabile, avendo sempre presenti i valori fondamentali fissati dalla Costituzione e dalle leggi, che debbono costituire la stella polare dell'agire dei pubblici funzionari. Essi impongono l'osservanza dell'obbligo di fedeltà e del dovere di adempiere con disciplina ed onore alle funzioni istituzionali, del principio di legalità che comporta il rispetto delle leggi attributive delle competenze ed il costante perseguimento degli obiettivi da realizzare nell'esclusivo interesse pubblico, del fondamentale principio di buon andamento al fine di erogare alla collettività servizi efficienti e rispondenti a criteri di economicità, del dovere di imparzialità, delle prescrizioni introdotte dalla riforma costituzionale del 2012 per assicurare l'equilibrio dei bilanci, la sostenibilità del debito pubblico e del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. La descrizione delle attività svolte da questa sezione giurisdizionale per le Marche nel corso del 2023 è contenuta nei capitoli successivi della presente relazione, che offrono un quadro, sia pure sintetico, dei principali esiti affidati a sentenze, ordinanze e altri provvedimenti. In proposito, va sottolineato che i soddisfacenti risultati conseguiti dalla sezione sono il frutto del lavoro diligentemente e proficuamente svolto sia dalla componente magistratuale, costituita dal presidente Walter Del Rosario, dai consiglieri Antonio D'Amato ed Andrea Liberati e dal referendario Giuseppe Vella, quest'ultimo in assegnazione aggiuntiva dal mese di aprile 2023, che dal personale amministrativo, a sua volta ottimamente coordinato dal funzionario preposto Tiziana Camaioni, che ha dimostrato sempre un elevatissimo senso del dovere e particolare efficienza. In particolare, tutte le unità del personale amministrativo, pur operando parzialmente in modalità lavoro agile o smart working, in conformità ai principi delineati dalla vigente normativa, hanno sempre garantito un elevato livello di efficienza e di tempestività nell'espletamento dei compiti loro rispettivamente assegnati. Ritengo tuttavia di dover evidenziare che per quanto riguarda il personale magistratuale appare necessaria la copertura integrale dell'organico della sezione, che secondo la vigente pianta organica dovrebbe essere costituito dal presidente più 3 consiglieri o referendari, mentre attualmente consta del presidente, di 2 consiglieri e di un referendario in assegnazione aggiuntiva e quindi temporanea, con l'assegnazione di un'ulteriore unità a tempo pieno, e ciò al fine di consentire una migliore distribuzione del cospicuo e complesso lavoro. Deve peraltro apprezzarsi la tempestiva sostituzione da parte del Consiglio di Presidenza del dottor Antonio D'Amato, recentemente promosso alla qualifica superiore con assegnazione alla Procura regionale del Molise,
con il consigliere Guido Petrigni, magistrato con lunga e proficua esperienza in ambito giurisdizionale, sia in primo grado che in appello, che sta già dando dimostrazione di particolare efficienza e fornendo un importante contributo al funzionamento della sezione. Ugualmente va potenziato il personale amministrativo con l'assegnazione di ulteriori funzionari di ruolo della Corte, considerato che su appena 14 unità di personale attualmente in servizio effettivo presso questa sezione, ve ne sono purtroppo alcune ormai prossime al pensionamento, con il concreto ed incombente rischio che l'ufficio resti privo di validi collaboratori che svolgono importanti compiti, sia in sede di revisione dei conti giudiziali, sia quali segretari d'udienza, sia quali collaboratori dei magistrati, tanto più in un contesto operativo tecnicamente assai complesso ed ormai caratterizzato dalla completa digitalizzazione delle procedure. In questa sede, pertanto, rivolgo cortesemente un appello al Consiglio di Presidenza ed al Segretariato Generale, affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedano le assegnazioni delle unità di personale magistratuale ed amministrativo indispensabili per garantire il migliore funzionamento di questa sezione e ciò nel precipuo interesse delle istituzioni pubbliche e dell'intera collettività marchigiana. Passando a una più dettagliata disamina delle attività svolte dalla sezione, c'è da rimarcare che, come è evidente, l'attuale cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, oltre che segnare formalmente il tradizionale avvio dell'attività della sezione, offre lo spunto per un momento di riflessione sull'andamento della giustizia contabile nell'anno appena trascorso e sulle sue prospettive, anche alla luce delle novità legislative e giurisprudenziali intervenute, con riflessi immediati nell'anno giudiziario appena iniziato. In proposito, va evidenziato preliminarmente che, superata la fase emergenziale correlata alla pandemia, nell'anno 2023 si è rafforzata la consapevolezza che la digitalizzazione delle procedure rappresenta un modus operandi ormai imprescindibile, tale da determinare anche nuove modalità nei comportamenti del personale e nelle relazioni interne ed esterne agli uffici, e quindi una nuova cultura dell'attività lavorativa. In pratica, le nuove tecnologie hanno trasformato gli strumenti informatici da meri supporti per svolgere più velocemente alcune funzioni a fattori che hanno innescato un cambiamento radicale nel modo di espletare le attività lavorative. In particolare, tali tecnologie hanno dimostrato la loro pervasività anche nell'ambito giudiziario, generando quella che viene definita informatica giudiziaria. Infatti, il fascicolo digitale, caratterizzato da sistemi che garantiscono il rispetto del diritto alla privacy mediante la sicurezza del trattamento dei dati sensibili, consente la consultazione degli atti processuali da remoto da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, riducendo i tempi, diminuendo gli accessi agli uffici, razionalizzando i costi. In proposito, va rilevato la piena disponibilità ad apprendere ed utilizzare le nuove procedure informatizzate da parte sia degli avvocati, sia dei funzionari delle amministrazioni pubbliche, sia degli altri soggetti comunque interessati nei procedimenti e nelle revisioni contabili. L'impegno della sezione giurisdizionale per le Marche nella gestione del contenzioso amministrativo contabile, come analiticamente descritto nelle tabelle riportate in appendice, si è tradotto nello svolgimento di numero 44 udienze e 10 camere di consiglio di trattazione di giudizi, in relazione ai quali sono state emesse 122 sentenze, di cui 24 in materia di responsabilità, 47 in materia di giudizi di conto, 51 in materia di giudizi di conto, per resa di conto, nonché 28 ordinanze istruttorie e altri decreti fuori udienza. Va rilevato il notevole incremento rispetto agli anni precedenti
sia per quanto riguarda il numero, sia per quanto concerne l'entità delle domande risarcitorie formulate, degli atti di citazione in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, sovente articolati, complessi, che sono stati depositati dalla Procura regionale, di cui una parte, ovviamente, verrà trattata in udienze fissate nel corrente anno 2024. Parallelamente, è già stato, nel corso del 2023, un significativo incremento delle sentenze emesse da questa sezione in materia di responsabilità amministrativa, con correlativa lievitazione anche del totale degli importi oggetto delle pronunce di condanna. I tempi di deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti sono stati ottimali, circostanza che ha consentito di ridurre la durata dei processi e di garantire in tal modo più efficacemente i diritti delle parti. Da rilevare altresì un significativo aumento, rispetto agli anni precedenti, del ricorso all'istituto del rito abbreviato, di cui all'articolo 130 del Codice di Giustizia Contabile, e dell'applicazione del rito monitorio, di cui agli articoli 131 e 132, con snellimento di vari procedimenti. Relativamente ai giudizi di responsabilità amministrativa, le fattispecie più rilevanti, ovviamente in modo molto sintetico, hanno riguardato espletamento da parte di pubblici dipendenti di attività o di incarichi esterni non previamente autorizzati, in violazione degli articoli 53,7 e 7 bis del decreto legislativo 165/2001, l'omessa riscossione coattiva di tributi locali a causa di maturata decadenza, responsabilità di società concessionarie della riscossione e di suoi e di amministratori per i mancati riversamenti di tributi dovuti a vari enti locali, in particolare comuni, danni derivati da illegittimi appalti di forniture di servizi, con lesione delle regole sulla concorrenza, illecito utilizzo di finanziamenti pubblici assistiti da garanzia statale diretta tramite il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsti durante il periodo di emergenza pandemica per assicurare liquidità agli esercenti attività economiche in difficoltà. Danni da condotte corruttive tenutesi nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate in sede di conciliazione di controversie tributarie e per effetto anche di accessi abusivi al sistema informatico dell'anagrafe tributaria, con conseguenti problematiche relative alla applicabilità dell'articolo 29,7 del decreto legge 78/2010. Inoltre sono state affrontate anche tematiche relative alle condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilità per danno all'immagine della pubblica amministrazione, successivamente alla riforma dell'articolo 445 del codice di procedura penale, riguardante l'efficacia delle sentenze di condanna emesse a seguito di patteggiamento. Danno all'immagine della pubblica amministrazione, conseguente ad episodi di peculato, frodi finalizzate ad ottenere indebiti contributi pubblici per l'ammodernamento di strutture agricole, danni erariali indiretti derivati, ai sensi della cosiddetta legge Pinto, da eccessiva durata di procedure fallimentari, mancati controlli sulla validità di polizze fideiussorie prestate da ditte appaltatrici a garanzia di somme richieste a titolo di anticipazione. È stata affrontata anche la problematica relativa a fattispecie di responsabilità amministrativa verificatesi dopo l'entrata in vigore dell'articolo 21 del decreto legge 76/2020, con evidente riflesso sulla limitazione della responsabilità amministrativa ai comportamenti attivi connotati da dolo, anche di tipo eventuale. Da tale sintetica disamina emergono, tra l'altro, un'insufficiente cura da parte di vari enti locali nell'accertamento e nella riscossione delle entrate tributarie di propria pertinenza e o un'inadeguata vigilanza dovuta a comportamenti gravemente colposi sulle attività svolte dalle società concessionarie della riscossione, con indubbia perdita di cospicue entrate,
fenomeni di illecita distrazione da parte di soggetti privati di contributi pubblici dalle specifiche penalità per le quali erano stati erogati e purtroppo di loro indebita utilizzazione per scopi personali. Svolgimento da parte di pubblici dipendenti di attività extraistituzionali non autorizzate in violazione dei principi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001. Brevemente, per quanto concerne il settore dei conti giudiziali, è stata posta particolare cura nella vigilanza in ordine all'osservanza degli obblighi di corretto e tempestivo deposito dei conti da parte degli agenti contabili sia delle amministrazioni statali decentrate sia degli enti locali, ivi compresi quelli delle società partecipate, ricorrendo, ove necessario, all'instaurazione del giudizio per mancata resa del conto e dall'applicazione delle correlative sanzioni pecuniarie previste dal Codice di Giustizia Contabile. Conseguentemente, sono stati ottenuti risultati assai positivi, in quanto si è registrato un aumento dei conti depositati di circa il 50% rispetto agli anni precedenti. Parallelamente è proseguita l'attività di revisione, che ha comportato un rilevante incremento sia nel numero dei conti oggetto di provvedimenti di discarico che nel numero dei conti deferiti all'esame del collegio, in quanto riscontrati viziati da irregolarità di vario genere, con individuazione sovente di problematiche di notevole interesse che vengono ovviamente in particolare illustrate nei pertinenti paragrafi di questa relazione. Un fenomeno rilevante comunque da segnalare con riguardo agli enti locali è quello relativo alla revisione dei conti degli agenti contabili addetti alla riscossione delle imposte di soggiorno, dei tesorieri, dei consegnatari, nonché dei conti della sanità locale e delle società partecipate. Per quanto riguarda invece i conti erariali, si è ritenuto di concentrare l'attività di revisione su conti resi da determinati ministeri, ovviamente a rotazione, anno per anno. La selezione dei conti giudiziali si è dimostrata particolarmente efficace, determinando di avvio di vari procedimenti di natura contabile definiti con diverse sentenze. Un fenomeno da rimarcarsi è con riguardo ai conti giudiziali relativi alla riscossione delle imposte di soggiorno, che nelle Marche sono abbastanza cospicue, considerato che si tratta di una regione con elevato flusso turistico, sono stati frequentemente riscontrati minori versamenti d'imposta da parte dei gestori delle strutture ricettive rispetto a quanto legittimamente dovuto agli enti locali. Rinviando alle tabelle riassuntive poste in appendice, va rilevato che al 31/12/2022 erano pendenti circa 20.948 conti, a cui si sono aggiunti altri 4.742 conti depositati nel corso del 2023. Dei vari conti sono stati definiti 4.401 conti, di cui una parte con decreti di discarico, mentre altri, circa 50, sono stati deferiti all'esame del collegio mediante relazioni di irregolarità redatte dai magistrati istruttori. Per quanto riguarda il contenzioso pensionistico, bisogna rilevare che sono state tenute 18 udienze, sono state emesse 19 sentenze, 6 ordinanze istruttorie e altri 13 provvedimenti con decreto. Il contenzioso pensionistico ha registrato un significativo decremento nel numero dei nuovi ricorsi. Comunque la sezione durante l'anno è risultata praticamente a pari, nel senso che sono stati smaltiti tutti i ricorsi dell'anno precedente e una parte anche di quelli pervenuti nel 2023. Da evidenziare i tempi rapidi di svolgimento delle cause pensionistiche. Infatti, oltre l'80% dei giudizi vengono definiti entro un tempo assolutamente ottimale. Oggetti delle controversie pensionistiche, oltre alle questioni di prevalente natura medico-legale caratterizzanti i giudizi relativi alle pensioni privilegiate, errori di calcolo relativi ai contributi versati, hanno riguardato anche talune interessanti tematiche,
sia di diritto processuale che sostanziale, che vengono poi ampiamente descritte nelle pertinenti sezioni della presente relazione, alla quale faccio riferimento per brevità, sia per quanto riguarda un'analitica descrizione delle problematiche giurisprudenziali che sono state affrontate nei vari provvedimenti emessi. Ugualmente rinvio alla medesima relazione scritta per quanto riguarda le importanti novità normative e gli orientamenti della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e delle sezioni riunite che sono intervenuti in materia di specifica pertinenza di questa Corte. Va rilevato che, come previsto dall'articolo 95 del Decreto Legislativo 114/2019, sono state mantenute le convenzioni stipulate con le varie università presenti nella Regione Marche, al fine di favorire la conoscenza delle istituzioni e il senso civico degli studenti, attraverso l'approfondimento delle funzioni e del modus operandi della Corte dei Conti. Si ringraziano in proposito i rettori, i presidi e i docenti che hanno collaborato attivamente affinché tali iniziative si potessero realizzare, e gli studenti che hanno dimostrato adeguata preparazione e notevole interesse. Avviandomi alle conclusioni, ritengo che anche nel 2023 la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche sia riuscita a raggiungere l'obiettivo di assicurare una giustizia tempestiva, ben motivata ed imparziale, e che, pur in assenza di una pur in presenza di una normativa complessa e che sovente presenta non pochi dubbi interpretativi, abbia rispettato rigorosamente i precetti normativi e le indicazioni della consolidata giurisprudenza. Come già detto, la qualità e la quantità del lavoro che la sezione ha realizzato è da ricollegarsi principalmente al fattivo impegno del personale di magistratura ed amministrativo, che ringrazio per il costante e qualificato apporto professionale. Desidero ancora ringraziare coloro che insieme alla sezione e alla Procura hanno contribuito al buon andamento della giurisdizione contabile in questa regione, segnatamente gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, per la fattiva collaborazione sempre diligentemente e puntualmente prestata. Un caloroso saluto e il più fervido augurio di buon lavoro desidero rivolgere al Procuratore regionale, Presidente Alessandra Pomponio, agli altri colleghi della Procura, al Presidente della Sezione di Controllo, il Dottor Vincenzo Palomba, e ai magistrati del suo ufficio. Un particolare ringraziamento va al dirigente del SAUR, Dottor Lucio Gravagnuolo, e ai suoi collaboratori per aver sempre supportato le attività di questa sezione, rispondendo prontamente a tutte le richieste relative sia all'utilizzo per particolari necessità di personale esterno, sia alla sistemazione dei locali e alla fornitura di attrezzature. Un cordiale saluto va infine alla rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, consigliere Stefania Petrucci, alla rappresentante dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, consigliere Laura Lesiani, che successivamente interverranno anche loro nell'ambito di questa cerimonia, che ci onorano della loro partecipazione, agli avvocati del foro pubblico e privato che, bisogna rimarcarlo, con grande professionalità ed impegno hanno svolto le loro funzioni fornendo un contributo essenziale per il buon funzionamento della giustizia contabile, agli organi di stampa per aver seguito con attenzione e interesse le attività svolte da questa Corte, dandone obiettiva e tempestività e tempestiva informazione. Infine, a tutti i cittadini delle Marche, cui è dedicata questa inaugurazione dell'anno giudiziario e al cui servizio la Corte dei Conti opera per assicurare diligentemente l'espletamento delle funzioni nell'interesse della collettività. Grazie per la cortese attenzione. E io ho chiuso il mio intervento, poi passerò la parola agli altri soggetti che sono presenti.
La parola va quindi al procuratore regionale, presidente Alessandra Pomponio. Grazie Presidente. Signor Presidente, rivolgo il mio saluto a lei, ai colleghi della sezione giurisdizionale e della sezione di controllo, ai rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati, alle autorità civili, militari, politiche, religiose intervenute, agli avvocati e a tutti i presenti. Come di consueto, l'inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta un'importante occasione per riflettere sullo stato di attuazione delle più recenti riforme ordinamentali della giustizia contabile, per far conoscere le iniziative intraprese dalla Procura marchigiana nel corso dell'anno, gli obiettivi perseguiti, i risultati ottenuti e le criticità riscontrate. Nello scorso mese di ottobre si è tenuto in Sicilia un convegno di studi dal titolo Giustizia al servizio del Paese, con l'obiettivo di evidenziare come i magistrati assicurino uno dei servizi pubblici fondamentali della nostra Repubblica per garantire a tutti il rispetto delle primarie regole di convivenza sociale, la più efficace definizione dei conflitti e il più corretto impiego delle risorse pubbliche. In tale contesto la Corte dei Conti, nell'unitarietà delle sue funzioni costituzionali, è impegnata ad assicurare il buon andamento dell'azione pubblica, la sana gestione finanziaria, il corretto e efficiente utilizzo delle risorse pubbliche. La figura del pubblico ministero contabile riveste un ruolo propulsivo nella tutela dell'erario e nella repressione degli illeciti, attraverso un fattivo esercizio dell'attività giurisdizionale in linea con la progressiva evoluzione della pubblica amministrazione, tanto riguardo alla struttura della stessa quanto al mutare delle sue attribuzioni. Il quadro delineato nella relazione scritta a cui si fa rinvio dà conto della rilevante attività svolta dalla Procura, impegnata anche nello smaltimento della considerevole mole di fascicoli risalenti accumulati negli anni, senza trascurare le questioni più attuali. L'attività investigativa è stata particolarmente intensa e, nonostante l'entità delle segnalazioni pervenute nell'anno, il carico complessivo dei fascicoli ancora pendenti ha subito una riduzione di circa il 13%. Sono stati introdotti 42 nuovi giudizi, con un aumento di oltre l'80%, con danni contestati per oltre 11 milioni di euro. L'attività investigativa della Procura contabile ha riguardato molteplici fattispecie lesive degli interessi finanziari erariali, spaziando dalla materia dei contributi europei e nazionali, al settore delle mancate entrate, a quello sanitario, agli appalti pubblici, agli incarichi extraistituzionali non autorizzati, agli indennizi ai privati per l'eccessiva durata dei processi, ai debiti fuori bilancio, nonché in via trasversale ai danni derivanti da condotte penalmente rilevanti. Nella materia delle entrate, la Procura ha rilevato diverse criticità nella gestione e nella riscossione delle stesse, soprattutto da parte degli enti locali, come ricordava il Presidente, riscontrando condotte omissive particolarmente gravi e reiterate nel tempo, che hanno diminuito le somme a disposizione per assicurare il concreto svolgimento delle funzioni e per migliorare i servizi erogati. Sono stati attivati giudizi, alcuni dei quali giunti anche a conclusione nel corso del 2023, per oltre 1 milione di euro nei confronti di alcune società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione per aver omesso il riversamento degli importi incassati, ovvero l'avvio nei termini delle procedure coattive. Sono emerse anche responsabilità di funzionari di enti locali per la mancata o tardiva escussione delle polizze fideiussorie, nonché per i mancati controlli in ordine al decorso dei termini decadenziali. Inoltre è stata affermata la responsabilità di un dirigente dell'Agenzia delle Entrate per aver definito contenziosi in senso indebitamente favorevole al contribuente in presenza di accordi corruttivi con alcuni imprenditori. Nell'ambito del danno indiretto da malpractice medica, l'attività della Procura anche nell'anno trascorso è stata intensa. Numerosi fascicoli sono in fase di avanzata istruttoria, altri sono in corso di giudizio e una vicenda di danno da ritardo diagnostico è stata definita con rito abbreviato. In materia di appalti pubblici è stata affermata la responsabilità del dirigente di un ente del sistema sanitario regionale, nonché RUP dello specifico appalto di lavori, per avere con colpa grave omesso di svolgere le dovute verifiche sulla genuinità della polizza fideiussoria palesemente falsa. È stata altresì affermata la responsabilità di pubblici dipendenti in materia di incarichi professionali extraistituzionali, assunti in violazione del dovere di esclusività della prestazione lavorativa. In materia di indebita percezione di finanziamenti nazionali garantiti dallo Stato, la Procura ha attenzionato diversi contributi stanziati per contrastare l'emergenza pandemica e per sostenere imprese e famiglie in difficoltà. Alcuni giudizi sono in corso e altri si sono conclusi con sentenze di condanna, come nel caso di un'impresa che ha indebitamente percepito e poi distratto un sussidio economico erogato da un istituto di credito con garanzia integralmente prestata dallo Stato.
Riveste poi particolare interesse l'azione per il risarcimento del danno erariale cagionato al GSE, gestore servizi energetici, da soggetti che hanno indotto in errore la pubblica amministrazione nella liquidazione e nell'erogazione di tariffe incentivanti, con un danno contestato di oltre 4 milioni di euro. Altro settore da sempre oggetto di particolare attenzione da parte della Procura è quello dei contributi pubblici europei e connessi cofinanziamenti nazionali. Sono state svolte indagini sia sull'accesso ai finanziamenti, sia sull'erogazione degli stessi, nonché sull'individuazione dei soggetti che fattivamente hanno operato dietro le compagini sociali beneficiarie dei contributi, spacchettando le società e facendone emergere i collegamenti e le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, sempre più incline a una vocazione affaristica e imprenditoriale di elevato livello, che ha affinato le modalità di accesso alle risorse pubbliche, divenendo sempre più capace di riciclare fondi di provenienza illecita e di impadronirsi di ampie fette di mercato, così inquinando l'economia legale. Non può essere trascurato il fatto che la capacità di adattamento, se non addirittura di resilienza dei sodalizi criminali, consente loro di adeguarsi velocemente agli interventi normativi nei diversi settori economici, nonché ai diversi contesti territoriali, nazionali ed esteri, approfittando di alcune falle di sistema che nel circuito internazionale della globalizzazione rendono sempre più complicati tanto lo svolgimento delle indagini quanto la repressione degli illeciti e la tutela dell'erario. Le fattispecie di maggiore interesse tra quelle trattate in questo settore hanno riguardato la materia delle frodi in agricoltura, con risarcimenti per rilevanti somme, anche superiori al milione di euro, a favore di AGEA, agenzia che gestisce l'erogazione di tali contributi, ovvero a favore della Regione Marche o dell'Unione Europea. In particolare, sono state accertate e contestate indebite percezioni di contributi pubblici ottenuti mediante presentazione di documentazione falsa, ovvero allegando fatture per operazioni inesistenti, come in un caso di finanziamenti destinati al miglioramento del benessere animale da parte di una società che aveva poi anche distratto le risorse lasciando la mandria in condizioni di grave degrado. In materia di sostegno di investimenti produttivi, al fine del rilancio della crescita economica e della competitività delle aree colpite dal sisma, sono state avviate indagini, alcune delle quali prossime alla conclusione, in collaborazione con la Procura europea, anche cautelando ingenti importi a garanzia del credito erariale nazionale e dell'Unione. Molto proficuo in tema di frodi con risvolti transnazionali si è rivelato il coordinamento investigativo con la Procura europea, in attuazione dell'accordo di lavoro stipulato a Lussemburgo nel 2021. Lo scorso 28 novembre è stato inoltre rinnovato il protocollo d'intesa con la Procura Generale della Corte d'Appello e con le Procure della Repubblica per implementare la già intensa collaborazione istituzionale tra gli uffici requirenti, per consentire, attraverso un costante reciproco flusso informativo e una migliore cooperazione in fase investigativa, una più rapida, efficace e effettiva risposta alle condotte illecite e produttive di danno erariale. Resta invece purtroppo attuale la questione relativa alle previsioni introdotte dall'articolo 21 del DL 76-2020, meglio conosciuto come scudo erariale, che limita la responsabilità amministrativa alle sole condotte dolose e a quelle omissive gravemente colpose, e rispetto al quale è in attesa lo scrutinio di questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 28, 81, 97 e 103 della Costituzione. In ogni caso, con la permanenza dell'articolo 21, in virtù di continue proroghe, anche una volta venuta meno l'esigenza di speditezza dell'azione amministrativa collegata all'emergenza pandemica ormai superata, si rischia che siano scriminate molteplici condotte ben lontane dalle originarie finalità del legislatore, a causa della portata generalista della norma, ove non correttamente inquadrata. In attesa quindi dell'auspicata pronuncia chiarificatrice della Corte Costituzionale, nel periodo di vigenza dell'articolo 21 è necessaria una riflessione anche sulla sua corretta interpretazione, evitando generalizzazioni ed estensioni a fattispecie non immediatamente riconducibili alle previsioni della legge e alle finalità da quest'ultima perseguite. Il rischio è infatti che accanto alla paura della firma, nata evidentemente con riferimento all'adozione di provvedimenti amministrativi, possa essere invocata la paura del bisturi nella contestazione di danni da malpractice medica o la paura di guidare per i danni derivanti dalla conduzione di automezzi pubblici e chissà quante altre paure, nell'ottica di una generale estensione del sistema derogatorio eccezionale previsto dalla norma. In realtà il regime delle responsabilità non dovrebbe incidere sull'efficienza e sulla produttività di un apparato amministrativo diligente e competente,
né dovrebbe essere modulato soltanto nell'ottica di offrire uno scudo a funzionari e amministratori pubblici, chiamati a gestire le risorse della collettività, determinando un disequilibrio tra certezza e legalità dell'azione amministrativa ed effettività del controllo giudiziale. Il messaggio del legislatore potrebbe apparire contraddittorio. Nello scorso anno, da un lato, si è preoccupato di garantire il denunciante rafforzando la tutela del whistleblower, di meglio definire la colpa grave nel rinnovato codice degli appalti, di individuare in diversi settori comportamenti tipizzati da segnalare alla procura contabile ai fini della responsabilità amministrativa, dall'altro ha limitato a valle la perseguibilità di quest'ultima, escludendo la possibilità di vagliare quei comportamenti che si era premurato di definire e di far segnalare perché non tollerabili o dannosi per la collettività. Tutto questo disorienta gli operatori, demotiva amministratori e funzionari che onestamente e diligentemente cercano nella quotidianità la norma corretta da applicare, e fortunatamente sono ancora tanti, nonché tutti coloro che sono impegnati nel contrasto all'illegalità. Fa venir meno gli effetti di deterrenza, abbassa il livello di attenzione. L'impossibilità di perseguire le fattispecie scriminate rischia di aumentare quel senso di impotenza di fronte al cittadino che viene a chiederci di recuperare soldi sprecati perché necessari per il funzionamento di scuole e ospedali, per la manutenzione di strade e di parchi. Pur condividendo infatti la meritevolezza degli obiettivi di efficientamento che si vorrebbero perseguire e pur assicurando il doveroso rispetto delle norme frutto del legislatore, di scelte del legislatore che la magistratura deve osservare e applicare, si rende necessaria una riflessione sull'adeguatezza degli strumenti ipotizzati per raggiungere il fine perseguito. Ci è stato detto che tutto questo risponde all'esigenza di maggiore celerità nei lavori pubblici, che bisogna realizzare non importa come, ma bisogna fare in fretta. Celerità che finora non è parsa così evidente, considerato che a oltre 3 anni dall'introduzione dell'articolo 21, gli obiettivi di snellimento e di efficientamento dell'azione amministrativa che la norma voleva perseguire non appaiono così ampiamente conseguiti. L'attuale orientamento del legislatore potrebbe invece essere letto come una ridotta attenzione alle esigenze di tutela delle risorse pubbliche, anche rispetto a quelle previste per i beni privati. Come se la titolarità in capo a un soggetto di non immediata individuazione, qual è l'insieme dei cittadini contribuenti, possa legittimare una loro minore tutela, a fronte di una maggiore protezione delle condotte illecite, per fortuna poche, di operatori e funzionari infedeli, corrotti o negligenti. Va rilevato, al contrario, che la responsabilità amministrativa è stata concepita proprio come una responsabilità rafforzata dalla presenza di un attore pubblico autonomo e indipendente, qual è il pubblico ministero contabile, proprio perché agisce a tutela dell'erario e delle risorse della collettività. E d'altra parte, le possibili maggiori difficoltà derivanti dalla gestione dei fondi pubblici e i rischi connessi alla loro entità sono elementi già considerati dal legislatore, che ha previsto una differente disciplina per la responsabilità amministrativa rispetto a quella civile e, a differenza di ciò che accade in sede civile per il risarcimento ai privati, ha previsto la possibilità che il giudice riduca il quantum dell'addebito, anche se in tal modo la quota di danno non risarcita rimane a carico della collettività, che avrà minori risorse a disposizione per far fronte ai bisogni pubblici. Tra le varie misure in tema di riforma della giustizia prospettate nel corso del 2023, figura anche, nell'ottica di una più ampia rivisitazione della materia dei reati contro la pubblica amministrazione, l'ipotesi di abrogazione del reato di abuso d'ufficio, da sempre considerato un importante presidio di legalità nella sua connotazione di reato spia, dal cui approfondimento spesso si disvelano reticoli di collusioni affaristico-clientelari. Si potrebbe configurare il rischio che le prospettate limitazioni non facciano emergere, come frequentemente accade nella prassi investigativa, comportamenti posti in essere in violazione dei principi di efficienza, di efficacia e soprattutto di imparzialità dell'azione amministrativa, se non addirittura condotte criminose di ben più ampio rilievo e gravità, così destinate a rimanere impunite, con il rischio di collidere con gli impegni di maggiore tutela assunti in Europa dallo Stato italiano, con riguardo ad esempio alle risorse del PNRR. In estrema sintesi, ci si chiede se l'eventuale futura impossibilità di perseguire in sede penale i cosiddetti reati spia e l'attuale limitazione dell'azione di responsabilità erariale alle sole condotte dolose e a quelle omissive gravemente colpose possano soddisfare le auspicate esigenze di efficientamento.
scusate, riprendo un attimo. Dicevo, cose che si possono verificare. No. Ah, forse di servizio. Può essere. Nel frattempo proseguo perché per finire stanno prestando assistenza. Dicevo, in estrema sintesi, ci si chiede se l'eventuale futura impossibilità di perseguire in sede penale i cosiddetti reati spia e l'attuale limitazione dell'azione erariale alle sole condotte dolose e a quelle omissive gravemente colpose possano soddisfare le auspicate esigenze di efficientamento della pubblica amministrazione, o non piuttosto favorire una gestione più superficiale delle risorse pubbliche e un latente accesso della criminalità organizzata nell'economia legale, che nel medio e lungo periodo ne risulterebbe comunque compromessa. Il timore è che, spuntando oggi le armi alla magistratura, potremmo ritrovarci unicamente a prendere atto, tra qualche tempo, di danni irrimediabilmente cagionati all'erario da tali condotte, pur sempre illecite e dannose, sebbene non più idonee a fondare ipotesi di responsabilità. Sino ad oggi i risultati conseguiti dalla Procura non sono stati, se non in minima parte, influenzati dall'articolo 21, ma solo in ragione del fatto che sono state perseguite principalmente condotte dolose, ovvero gravemente colpose, ma precedenti all'entrata in vigore della norma. E tuttavia, facilmente prevedibile, la prossima incidenza di tale disposizione sulla possibilità di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti scriminati, che continuano tuttavia ad essere oggetto di numerose segnalazioni da parte di cittadini, istituzioni e persino di organi politici che pure tale limitazione hanno avallato. La tutela del rispetto della legalità, in ogni caso, deve rimanere un obiettivo prioritario dello Stato, sul quale si misura il grado di civiltà e di affidabilità di un Paese e sul quale pertanto è necessario non abbassare la guardia, perché scardinare l'imprescindibile principio del rispetto delle regole lascia spazio all'illegalità. L'esigenza di legalità, ormai divenuta sempre più un'urgenza di legalità, deve essere quindi perseguita dallo Stato e da tutti gli operatori e va trasmessa alle nuove generazioni attraverso la propria testimonianza e attraverso un confronto costante, perché venga percepito dai giovani che conseguire vantaggi senza rispettare le regole non è da furbi, ma crea disordine nella vita sociale, parzialità nell'accesso ai servizi, ostacolo agli investimenti, diminuisce i fondi da destinare al soddisfacimento dei bisogni, ma anche alla ricerca, allo sviluppo, alle nuove opportunità di lavoro e aumenta il debito che le generazioni future dovranno pagare. La legalità è un valore che va trasmesso e preservato. Lo dobbiamo a tutti gli operatori onesti e alle generazioni future. Come società civile avremo vinto solo quando ogni ragazzo comprenderà che, qualunque sarà il suo ruolo nella società futura, dovrà vigilare sul suo pezzo di strada, preservandolo da violazioni e da illegalità, e che solo se tutti saranno fianco a fianco in questa mission potremo costruire un mondo migliore. Prima della conclusione dell'odierna cerimonia, permettetemi di esprimere un caloroso ringraziamento a tutte le forze di polizia. Anzitutto un sincero apprezzamento va alla Guardia di Finanza, che in virtù della specifica qualificazione del corpo e dei militari operanti ha saputo affiancare l'attività requirente con spunti investigativi di particolare interesse e con risultati lusinghieri, ma anche alla Polizia di Stato e ai Carabinieri, che si sono sempre dimostrati collaborativi e puntuali nelle indagini loro affidate. Ringrazio i colleghi della Procura europea, i colleghi della Magistratura ordinaria, la Magistratura amministrativa e l'Avvocatura dello Stato, da sempre impegnata nella comune difesa degli interessi erariali, e l'Avvocatura del Libero Foro per il qualificato apporto fornito nella dialettica processuale. Un sentito ringraziamento ai colleghi della sezione giurisdizionale e della sezione del controllo che, pur nella diversità dei compiti affidati, hanno sempre interagito con la Procura con correttezza e professionalità. Una sincera espressione di apprezzamento va inoltre al dirigente Saur e al personale amministrativo della Procura regionale che con elevata professionalità e dedizione ha assicurato ai magistrati requirenti ogni utile collaborazione nella trattazione delle molteplici attività dell'ufficio.
Particolarmente intenso è il ringraziamento che rivolgo ai colleghi della Procura, impegnati con me nelle complesse e delicate indagini che distinguono il nostro lavoro quotidiano. I sostituti procuratori Maria Concetta Pretara e Cristina Valeri, con il loro spiccato acume investigativo, hanno consentito lo svolgimento di approfondite e complesse indagini. Lo spessore professionale di entrambe, unito a un elevato senso del dovere e a un lodevole spirito di sacrificio, hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di crescita dell'ufficio e al potenziamento delle tante attività svolte a tutela dell'erario. Rivolgo inoltre un sincero apprezzamento al vice procuratore Antonio Palazzo, che ha completato il periodo decennale di permanenza presso questa procura, dove ha sempre operato con elevata competenza e dedizione, approfondendo anche tematiche complesse e innovative, con la certezza che ricoprirà il nuovo prestigioso incarico assegnatogli con la consueta diligenza e professionalità. Indirizzo altresì un sentito ringraziamento alle autorità presenti in aula e agli organi di informazione per l'attività svolta a presidio della legalità nel quotidiano monitoraggio della gestione delle risorse pubbliche. Un ultimo, altrettanto sentito ringraziamento va ai cittadini marchigiani che si rivolgono alla Procura contabile per la tutela di un sempre più avvertito interesse alla legalità e all'efficienza della pubblica amministrazione. Signor Presidente, con lo spirito di dedizione che ha sempre caratterizzato l'operato del mio ufficio e il mio personale, le chiedo, al termine degli interventi programmati, di dichiarare aperto, in nome del popolo italiano, l'anno giudiziario 2024 della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche. Grazie. La parola va ora al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'Avvocato Marasca. Sì. Buongiorno a tutti, grazie Presidente per questa opportunità e soprattutto grazie per la sua relazione e per l'apprezzamento che ha rivolto all'avvocatura nell'ambito della sua funzione giurisdizionale, perché in realtà le argomentazioni di parte che vengono prospettate in sede giurisdizionale, anche se non condivise, non sono mai sbagliate. Io dico sempre che l'avvocato è giusto anche quando ha torto, perché con la sua capacità di interpretazione critica degli elementi di prova consente al giudice di raggiungere una decisione sempre più fondata nell'ambito di una valutazione complessiva e totalizzante. È il contraddittorio, come tra l'altro la nostra Costituzione ci ricorda, e anche l'ordinamento del processo contabile, che rende giusta la decisione. E devo dire che io ho poca esperienza nell'ambito della giurisdizione contabile, ma gli avvocati, i colleghi che invece hanno una frequentazione maggiore, mi consente di esprimere un sentito apprezzamento anche per le modalità con cui la giurisdizione contabile viene esercitata, con assoluto rispetto dei ruoli, assoluto rispetto del contraddittorio, del dialogo, della capacità quindi di essere garanti di un contraddittorio comunque importante nell'ambito della decisione giurisdizionale. E questo lo devo riconoscere, lo devo dire, perché è un'esperienza, oltre che diretta, anche specificatamente che mi viene riportata dai colleghi del distretto. In più anche sostenuta da una rappresentazione scenica che alla Corte dei Conti ancora rimane, una formalità che riesce sempre a valorizzare il ruolo della giurisdizione. Spero che rimanga anche nel tempo questa possibilità e che non venga sommersa dalle situazioni che hanno poi portato a disattenderla nell'ambito delle altre giurisdizioni. E anche perché poi la rappresentazione scenica non è del tutto insignificante. Io ricordo che anche nella nostra tradizione, quella omerica, la giuria era iniziata a decidere essendo limitata nell'ambito di una rappresentazione logistica fatta di pietre, dove sedeva il giudice, la giuria popolare, e c'erano gli araldi che tenevano fuori da questo cerchio il popolo in armi, che chiamavano il Laos,
sostituendo quindi già 2500 anni fa la parola la vendetta, che è la nostra grande tradizione processuale giuridica che dobbiamo necessariamente e costantemente ricordare, difenderla contro qualsiasi tentativo di poterla sopraffare. È una tradizione di cui siamo garanti e di cui siamo gelosi di dover mantenere. E lei, Presidente, prima parlava anche della continua e costante ricerca del legislatore di dare una definizione più precisa al concetto di colpa grave, che tra l'altro è un modo per risolvere a valle ciò che invece dovrebbe essere risolto a monte, come lei ricordava, nella semplificazione delle procedure e dell'ordinamento. Capovolgiamo sempre i termini, no? Un po' la costante dei tempi moderni, anziché sulle cause si agisce sulle conseguenze. E questa sovrapposizione ordinamentale chiaramente crea delle situazioni che poi dovranno essere per forza di cose necessariamente valutate a livello soggettivo nell'ambito della giurisdizione. Colpa grave, il dolo, cioè, so che c'è qualche progetto di legge che perlomeno su alcuni settori vuole limitare l'elemento soggettivo della responsabilità al dolo, togliendo addirittura anche la colpa grave. Ma è chiaro che questo affastellamento di norme, di procedure, che tra l'altro trovano ragione non soltanto nella normativa nazionale, secondaria e primaria, ma anche nella legislazione europea e sovranazionale, che è una situazione di grande incertezza, di grande dubbio, e tanto è vero che qualcuno comincia a pensare di un'altra formula assolutoria, oltre a quelle già esistenti, che sarebbe la soluzione per non aver compreso il fatto. Insomma, questa è un po' la situazione che poi si propone in questi termini. Quindi, Presidente, la sua relazione è stata illuminante, anche perché ha messo in evidenza alcune situazioni internazionali che comunque ci riguardano, che non possiamo assolutamente ritenere indifferenti. Siamo territorialmente limitati in questa regione, ma come tutte le situazioni che hanno una loro sinergia logica, tutto ciò che avviene al di fuori di questo, del nostro stretto ambito territoriale, ha sempre ripercussioni, e anche su quello non possiamo pensare di evitare i problemi nell'indifferenza, vanno affrontati anche questi. E con questa considerazione, Presidente, io ritengo di aver concluso questo intervento. Non ho detto all'inizio che sarei stato breve, perché tanto forse non ci credeva nessuno, invece nei fatti l'ho dimostrato. La ringrazio per questa opportunità e insieme al procuratore le chiederò anch'io di aprire questo nuovo anno giudiziario della Corte dei Conti, che speriamo sia sempre fruttuoso e mantenga queste caratteristiche che ora ho ricordato e che lei stesso prima ci ha formulato. Grazie. Grazie. Ringraziamo. Ringraziamo il Presidente del Consiglio degli Ordini degli Avvocati e diamo la parola al Presidente Vincenzo Palomba della sezione di controllo per le Marche. Signor Presidente, signor Procuratore, cari colleghi e gentili ospiti, desidero innanzitutto associarmi ai ringraziamenti formulati dal Presidente e dal Procuratore a tutti i presenti e a tutte le illustri autorità che oggi partecipano a questa importante udienza. La presenza del Presidente della sezione regionale di controllo in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario rappresenta un significativo momento di approfondimento e di riflessione sull'attività della Corte dei Conti, nella considerazione che le funzioni di giurisdizione e di controllo operano in sinergia, mosse da una finalità comune che trova fondamento nella collocazione costituzionale dell'Istituto quale garante della legalità e del perseguimento degli interessi erariali. Come più volte sottolineato, il controllo sulla legittimità e sull'uso corretto delle risorse pubbliche, nonché sulla regolare gestione delle attività amministrative e dei servizi resi ai cittadini, è indispensabile per assicurare alle comunità il diritto ad una buona amministrazione e conduce alla promozione dell'uguaglianza sostanziale e all'effettiva tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Tale compito assume una valenza ancor più pregnante nell'attuale contesto economico, caratterizzato da un quadro internazionale complesso, segnato da tensioni geopolitiche, dalle conseguenti e persistenti pressioni inflazionistiche, solo leggermente attenuate dal rientro dei prezzi dei beni energetici, alle quali si associa
il rialzo dei tassi di interesse, da riaffiorare infine di rischi di stabilità finanziaria globale. Non a caso i recenti documenti di programmazione nazionale hanno ridisegnato il quadro macroeconomico del 2023, operando un significativo abbassamento della crescita reale media annua che si proietta sulle prospettive della finanza pubblica anche nel 2024, condizione che ha trovato conferma anche a livello locale, come emerge dalle stime di Banca d'Italia contenute nel rapporto regionale sull'economia delle Marche del novembre scorso. L'acuirsi delle tensioni politiche conseguente al conflitto in Medio Oriente ha inoltre determinato un brusco incremento dell'incertezza che potrebbe avere ripercussioni sull'evoluzione del quadro congiunturale sia sul fronte dei consumi e degli investimenti che su quello dell'occupazione. A ciò si aggiunge la necessità di delineare un percorso di ordinata e graduale riconduzione delle dinamiche delle entrate e delle spese pubbliche in un quadro compatibile con gli equilibri di bilancio e con la sostenibilità del debito, e ciò anche alla luce della recente riforma della governance europea. In tale scenario le prospettive di crescita dipenderanno certamente dall'evoluzione del quadro esterno, nel cui ambito fondamentale resta l'andamento dell'inflazione, ma non meno di importanza rivestirà anche l'evoluzione dei fattori interni e la misura in cui le politiche economiche saranno in grado di contrastare tendenze avverse. La manovra finanziaria per il prossimo triennio si muove tuttavia all'interno di un sentiero molto stretto in cui devono trovare un difficile equilibrio spinte ad esigenze diverse, come rispondere alle difficoltà delle famiglie di fronte alla forte crescita dei prezzi, come adeguare gli stipendi pubblici senza innescare una spirale negativa di prezzi salari, rafforzare il sistema dei servizi sanitari, mantenere adeguati ritmi di crescita della spesa in conto capitale. Questo presuppone, come sottolineato più volte dalla Corte dei Conti in tutte le sue articolazioni, la concreta attuazione delle riforme volte ad assicurare la semplificazione delle procedure, l'effettivo avvio di un processo di modernizzazione del Paese e il completamento degli investimenti infrastrutturali. Il tutto garantendo ovviamente una corretta gestione della finanza pubblica nella rigorosa osservanza dei precetti costituzionali di cui agli articoli 81 e 97 della Costituzione e nell'ottica di un efficace contrasto allo spreco delle risorse pubbliche. Solo il più attento utilizzo delle risorse disponibili in tutte le aree dell'azione pubblica appare infatti il giusto metodo per conseguire gli obiettivi previsti senza sacrificare la qualità dei servizi offerti. A tale sforzo non può non contribuire l'attività della Corte dei Conti, destinata ad estendersi significativamente al controllo sulla gestione, cui si accompagna la verifica di un'azione che deve essere sempre più in grado di dimostrarsi coerente e tempestiva rispetto alle difficoltà che il nostro Paese deve affrontare. Aumenta quindi il rilievo dei momenti di analisi e di valutazioni diretta all'impegnativo compito di rappresentare uno stimolo ed un supporto per un miglioramento delle capacità gestionali e per un sollecito passaggio dalla fase di definizione e programmazione degli interventi alla fase di concreta, efficiente e rapida realizzazione degli stessi, siano essi progetti di riforma, investimenti infrastrutturali o immateriali previsti nel PNRR o in altro piano o programma nazionale o regionale. Analisi e valutazioni idonee quindi a segnalare andamenti degli interventi non in linea con i conti o con le attese o ancora non corrispondenti agli obiettivi ed eventualmente suscettibili di riequilibrature, ma anche viceversa utile a sottolineare le best practices che emergono dall'analisi della gestione. Rinviando al documento allegato una sintetica esposizione degli esiti dell'attività di controllo svolta nel 2023, preme in questa sede sottolineare l'ampiezza e la complessità delle gestioni esaminate. I controlli sulla Regione hanno trovato il proprio sbocco principale nel referto sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa e nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, giudizio questo volto a conferire certezza e intangibilità al quadro consuntivo della finanza regionale ed a garantire agli organi rappresentativi un informato sindacato sulla gestione delle risorse. La sezione regionale di controllo del mese di ottobre ha parificato il rendiconto della Regione Marche relativo all'esercizio 22 e nella relazione allegata ha esaminato le principali politiche settoriali di spesa, tra cui, accanto alla gestione finanziaria, la spesa per la sanità, cui si affianca il monitoraggio dei bilanci di esercizio delle aziende sanitarie presenti sul territorio, i fondi dell'Unione Europea, gli interventi conseguenti al sisma del 2016, lo studio di attuazione degli interventi finanziati dal PNR
e dal Piano Nazionale degli Investimenti Complementari, la gestione del patrimonio, l'organizzazione, il personale e gli organismi partecipati della Regione. Nel settore della finanza locale, l'attività di controllo si è concentrata sui rendiconti delle province e dei comuni, focalizzando l'attenzione sui profili di maggior impatto sugli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla veridicità e attendibilità del risultato contabile di amministrazione, valore di sintesi della solidità finanziaria degli enti. In tale ambito una particolare attenzione hanno richiesto le analisi di congruità e la vigilanza periodica sullo stato di attuazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale presentati dai comuni in stato di dissesto. Sono proseguite inoltre le verifiche sul funzionamento dei controlli interni, i controlli sulle relazioni di fine mandato e i controlli sui piani di razionalizzazione delle società partecipate e degli enti territoriali. Sotto tale ultimo aspetto deve ricordarsi la nuova e delicata funzione di controllo attribuita alla Corte dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 175 del 2016 con riferimento all'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie, del quale valutare la conformità ai requisiti previsti dalla legge, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza e di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Attività questa che soprattutto nella prima metà dell'anno ha impegnato in misura consistente la nostra come anche le altre sezioni regionali di controllo. Di particolare rilievo è stata infine anche quest'anno la funzione consultiva, corroborata dall'entrata in vigore dopo una fase sperimentale avviata anche nella nostra sezione del progetto centrale pareri, che si inserisce nel solco dell'azione collaborativa nei confronti degli enti territoriali che necessitano di un'indicazione sicura sul percorso da seguire nei complessi procedimenti contabili. Chiude la rassegna dell'attività della sezione la funzione di controllo preventivo degli oltre 200 atti adottati dalle amministrazioni decentrate dello Stato. A fronte di un così ampio spettro di funzioni di controllo intestate alla sezione regionale e all'esiguità del personale assegnato, non posso, come gli altri colleghi, terminare questo sintetico intervento con un vivo ringraziamento ai magistrati in servizio per l'impegno profuso e a tutto il personale amministrativo che non ha mai mancato nel prestare il proprio prezioso e qualificato apporto al lavoro della sezione. Auspicando quindi una serena prosecuzione delle nostre attività, nella consapevolezza della complessità e della rilevanza dei compiti che ci attendono, rivolgo ai colleghi della sezione giurisdizionale della Procura regionale, nel comune spirito di servizio, l'augurio di un buon lavoro nell'anno giudiziario che oggi si apre. Grazie. Ringraziamo il Presidente Palomba e ora è previsto l'intervento del Consigliere Stefania Petrucci in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. Grazie Presidente. Porgo il saluto del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, dell'organo di autogoverno, a lei signor Presidente, al Procuratore regionale, al Presidente della Sezione regionale di controllo, a tutti i colleghi in servizio presso gli uffici della Corte dei Conti delle Marche. Il Consiglio di Presidenza si è insediato di cui io attualmente sono componente eletto dai colleghi, si è insediato il 30 maggio 2023 e in questo periodo che è inferiore ad un anno sono state svolte molteplici attività, assunte molteplici delibere anche di particolare rilevanza e delicatezza, come la funzione della nomina del nuovo procuratore generale della Corte dei Conti che è stata assunta a dicembre, la nomina di 14 nuovi presidenti di sezione deliberata nel mese di ottobre 2023 e numerose altre attività. Tra queste vorrei ricordare la costituzione presso la Commissione Monitoraggio del Consiglio di Presidenza di una commissione, un gruppo di lavoro e di studio per la semplificazione dei carichi di lavoro, per la definizione della produttività dei magistrati secondo l'articolazione di tutte le nostre funzioni. Mi piace ricordare anche, come poco fa ha fatto la procuratrice, il convegno che è stato organizzato nel mese di ottobre 2023 con le altre magistrature, con la Corte di Cassazione, con il Consiglio di Stato, dal tema della giustizia al servizio del Paese, che
potrebbe divenire un brand anche per futuri convegni organizzati dal Consiglio di Presidenza e a cui ha partecipato anche il Presidente della Repubblica. Sono in corso, e su questo vorrei rassicurare i colleghi tutti, presidenti, che ne hanno fatto richiesta, sono in corso delle procedure concorsuali, due a livello nazionale, una per gli uffici di Bolzano, che permetteranno l'assunzione di circa, probabilmente anche oltre, 100 unità di personale magistratuale, che quindi dovrebbe servire per colmare le carenze di organico, soprattutto per gli uffici regionali. Io personalmente ho lavorato, i colleghi lo sanno, ho lavorato per oltre 17 anni in uffici regionali, prima al controllo, poi in procura, quindi conosco e capisco bene le esigenze degli uffici, tra virgolette, periferici. Ancora molto è il lavoro che il Consiglio si prefigge nei prossimi mesi. In particolare si sta ponendo attenzione alle attività internazionali. Prima abbiamo sentito riferimento agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Sono presenti presso la Corte un ufficio di controllo per gli affari comunitari internazionali, un ufficio per gli affari internazionali presso la Presidenza, rapporti delle procure regionali e della Procura Generale con la Procura Europea. Quindi un interesse del Consiglio è stato manifestato anche verso il perfezionamento delle lingue straniere, quindi circolari a cui hanno aderito credo oltre il 25% dei colleghi. Un riferimento, non mi dilungo, sulle possibili riforme su cui ha ampiamente il Presidente della sezione ha già illustrato. Un riferimento è che anche il Consiglio di Presidenza, nello spirito di collaborazione fra le istituzioni che deve sussistere, è pronto a fornire le proprie osservazioni, valutazioni in tale materia. Mi accingo a terminare nel rivolgere a tutti, agli avvocati del Libero Foro, agli avvocati pubblici, ai colleghi tutti presenti, l'augurio per il prossimo anno giudiziario che sta per l'anno giudiziario che sta per aprirsi. Grazie Presidente. Grazie al consigliere Stefania Petrucci. Ora la parola al rappresentante dell'Associazione Magistrati, consigliere Laura Lesiani. Grazie Presidente. Signor Presidente, signor Procuratore regionale, cari colleghi, avvocati del Libero Foro, autorità civili, militari e religiose, signori e signori, sono particolarmente lieta di porgervi il saluto dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti. Ho udito con vivo interesse gli interventi del Presidente del Rosario, del Procuratore regionale Pomponio, del Presidente Palomba, e ho molto apprezzato l'enorme lavoro che è stato svolto, nonché il forte impegno profuso al fine di perseguire al meglio le funzioni attribuite. Il nostro Paese è uscito dalla grave crisi pandemica e nel contempo è stato colpito dai riflessi dei conflitti bellici che affliggono il panorama internazionale, tutti elementi che hanno portato al mutamento degli equilibri internazionali e ad effetti depressivi sull'economia globale. Ma ciò non ha fermato gli investimenti per il benessere delle future generazioni e per il rilancio dell'economia che ha avuto inizio con il Next Generation EU, programma del quale l'Italia ha avuto accesso per una quota di svariati miliardi. Numerosi dunque sono i progetti in corso di realizzazione con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E nell'Italia che investe e che cresce, la Corte dei Conti, nata ancor prima dell'Italia unita, continua ad avere quel ruolo che la Costituzione le ha assegnato a tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche, degli equilibri di bilancio, nell'interesse non solo delle amministrazioni, ma soprattutto dei cittadini amministrati. Con le funzioni di controllo e di giurisdizione, la Corte, le colleghe e i colleghi che ogni giorno svolgono le loro funzioni con dedizione e senso del dovere, è perfettamente in grado di assolvere questo delicato compito al servizio dei cittadini. Tuttavia, il quadro normativo attuale non è di aiuto.
Come già è stato ben evidenziato nei precedenti interventi, resta la preoccupazione per la proroga dello scudo erariale che era stato introdotto con la legislazione dell'emergenza da Covid-19 e che ora continua ad essere prorogato per l'ennesima volta, in contrasto con i principi espressi dalla Consulta in materia di reiterazione di norme eccezionali e temporanee. Scudo erariale che, come ormai noto, ha introdotto la non perseguibilità di condotte commissive gravemente colpose. Era il 2020 e si trattava, nell'articolo 21 del DL 76 del 2020, tra l'altro ora esposto a sindacato di costituzionalità, adottato in piena emergenza sanitaria, che giustificava in qualche modo una limitazione della responsabilità amministrativa a tempo, per garantire semplificazione e speditezza negli approvvigionamenti, evitando rallentamenti e riflessioni dovute alla cosiddetta paura della firma nel periodo della pandemia. Poi però questa norma è stata sempre più prorogata, 2021, 2022, 2023, e ora da ultimo la proroga arriva fino al 30 giugno 2024. Peraltro si fa spesso confusione anche nei media e si parla dello scudo come previsto soltanto in tema di PNRR, ma si ignora che invece si estende ingiustificatamente a tutte le condotte, anche quelle per le quali è previsto un tetto di risarcibilità per colpa grave e la copertura assicurativa, come ad esempio in tema di responsabilità sanitaria. Quindi allo Stato le nostre procure non possono aprire indagini su danni per i fatti commessi nell'arco temporale dal 21 luglio 2020 al 30 giugno 2024 causati da una condotta commissiva gravemente colposa, danni di qualunque entità in un momento in cui l'Italia è particolarmente esposta a finanziamenti pubblici per grandi opere e investimenti. D'altra parte, non dimentichiamo che per i progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato escluso con legge il controllo concomitante della Corte dei Conti, quella forma di controllo nata per prevenire il danno erariale perché si svolge durante l'attività sottoposta al vaglio della Corte. E dunque ciò crea una certa distonia. Se permane lo scudo e si esclude il controllo concomitante, il Paese, soprattutto per le grandi opere del piano Marshall di questo secolo, resta esposto al rischio di spreco di denaro pubblico. Non è superfluo dire che la vigenza di un sistema che preveda chiara e netta una risposta dell'ordinamento agli sprechi e alla negligenza nell'uso di risorse pubbliche ha già di per sé l'effetto di deterrenza e spinge a condotte virtuose. Limitare la risposta ha invece l'effetto opposto, quello di indebolire l'azione amministrativa, di favorire funzionari meno preparati e diligenti, aprire le porte allo spreco di denaro pubblico, abbassare gli standard dell'etica pubblica ed alimentare il livello di cattiva gestione delle risorse comuni. E allora i cittadini, lo Stato comunità, gli italiani non dovrebbero pretendere l'abbandono di normative emergenziali e il ritorno al regime della responsabilità amministrativa secondo cui il danno erariale, con qualsiasi condotta venga causato, attiva o omissiva, debba essere reintegrato? La paura della firma, nei pochi casi in cui potrebbe esserci, si risolve solo con la previsione di norme snelle e non astruse e con la preparazione dei nostri funzionari pubblici. Non dimentichiamo poi che le risorse pubbliche sono gestite anche da privati destinatari di finanziamenti, in relazione ai quali parlare di paura della firma è davvero un controsenso. Il nostro Paese è fra i padri fondatori dell'Unione Europea, quell'Unione Europea che, in nome dello Stato di diritto, giammai ha ipotizzato di espungere dal suo ordinamento la responsabilità amministrativa per colpa grave, perché la relativa condotta si declina in omissiva e commissiva, oltre che gravemente colposa e dolosa. Quell'Unione Europea che anzi ha posto norme che garantiscano l'effettività alla tutela dei bilanci, tutela che passa attraverso anche un regime di responsabilità amministrativa non claudicante. L'Associazione ha fatto e sta continuando a fare la sua parte. Ha avuto interlocuzioni con esponenti di governo ed è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica, al quale ha manifestato il disagio delle colleghe e dei colleghi che ogni giorno svolgono le loro funzioni con abnegazione e impegno. Abbiamo in programma di intervenire in audizioni innanzi alla Commissione, presso le quali poi sarà esaminato il disegno di legge di riforma della Corte dei Conti, di cui tanto si sta parlando in questi giorni. In ogni sede l'Associazione ha dichiarato di essere pronta a un confronto immediato nell'interesse comune di tutte le parti coinvolte, ma soprattutto dei cittadini, auspicando una riforma condivisa e sistematica
è scolpita nel solco dei principi costituzionali ed eurounitari, perché la Corte non è ostacolo ma aiuto per la crescita del Paese. All'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti a Roma, il Presidente Carlino ha fatto cenno al ruolo fondamentale delle sezioni riunite della Corte, alla richiesta del cui parere è subordinata l'adozione di riforme funzionali. Rinnovo dunque, anche da parte di tutti i membri del Consiglio direttivo, il saluto che l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti rivolge alle colleghe e ai colleghi, agli avvocati del Libero Foro e ai rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose, con l'augurio di buon lavoro nell'anno giudiziario che sta per aprirsi e con l'auspicio che possano essere perseguite al meglio le funzioni. Grazie. Bene, abbiamo concluso tutti gli interventi. E quindi, a conclusione di questa, mi pare, ben riuscita cerimonia, in nome del popolo italiano dichiaro aperto l'anno giudiziario 2024 della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche. Ringrazio di nuovo tutti, soprattutto le autorità, ma anche tutte le altre persone che hanno voluto onorarci della loro presenza e hanno mostrato, ho visto, particolare attenzione nel seguire tutti gli interventi che sono stati svolti. Di nuovo la cerimonia è chiusa. Buon lavoro a tutti, a noi e a tutte le altre autorità, ivi compresi il Presidente del Consiglio regionale, sindaco, assessori, parlamentari, esponenti delle forze dell'ordine e tutte le altre persone che ho già ringraziato precedentemente. Caro saluto a tutti.